Visto che è ancora presto per andarmene via, approfitto per fare un'altra piccola, piccola considerazione su un pensiero che mi, cioè un pensiero, una cosa che non sopporto, che è caratteristica, penso, che sia degli italiani. L'altro giorno ero in coda al CAD, che sarebbe tipo un acqua sapone. Eravamo, che ne so, cioè non c'era nessuno, alla fine sono accumulate tipo 3-4 persone alla cassa. Io stavo pagando e praticamente c'erano tre persone che erano schiacciate contro di me. Praticamente c'avevo una signora che mi respirava qua sul collo. Ma io mi dico, ma perché la gente ti deve stare attaccata sul collo? Questo succede anche al supermercato. Sei in coda col carrello. Ma porca miseria, ma nessuno ti ruba il posto, nessuno. Se tu stai almeno a 40-50 centimetri di distanza, cioè fai respirare la gente, si crea un microcircolo che comunque fa bene comunque alla respirazione. Mentre se siamo tutti ammassati e tutti schiacciati, non è una cosa sana. No, assolutamente. E io ho notato che questa cosa qua succede più che altro in Italia. Allora, io non è che abbia girato il mondo, però sono stata in Inghilterra, sono stata in Francia, sono stata nei Paesi Bassi. E lì, quando fai una coda, la gente non ti viene attaccata al culo, non ti si struscia addosso, non cerca di abbracciarti oppure di passare prima. Cioè, rispettano, soprattutto in Inghilterra, rispettano la sacrosanta coda. Cioè, ci sono io, finisco, vado, passi tu. Fatto sta che l'altro giorno ho proprio sbottato. Io stavo pagando, questa qua stava già, mentre io tiravo i soldi, li stavo appoggiando sulla cassa, questa qua già con le mani mi è passata dietro le spalle e appoggiava la sua roba sul banco. E io ho detto proprio, signora, se mi fa pagare senza saltarmi addosso, forse riusciamo a farne una buona. Sono passata quasi per acida, però sinceramente, ed era comunque una persona anziana, eh. Era una persona anziana. Adesso io non è che ce l'ho con l'anziana, se non mi prendete per quella che ce l'ha con gli anziani. Una di quelle classiche persone anziane che hanno sempre fretta di fare tutto, perché sembra che sia l'ultimo giorno di vita. Io vabbè, posso capire, però no, no, questa cosa qua che mi respirano addosso, che mi schiacciano, che mi comprimono, io non la sopporto ed è una caratteristica prettamente di noi italiani, quella di saltarci in braccio. Ditemi se vi è capitato anche a voi. Ciao!